Siamo con la professoressa Giovanna Bonivento, che ho designato come assessore del Comune di Taranto ai beni culturali e ambientali, alla pubblica istruzione e all'università. E parliamo di cultura e parliamo di cultura ferita, e c'è questa bellissima realizzazione, questa bellissima scultura dell'artista Pupino, una cultura ferita. Ecco, questa è una delle maggiori doglianze che i tarantini avvertono. Sì, in effetti anch'io ho pensato di iniziare la programmazione, visto che vivo quotidianamente con l'arte e con la bellezza, per rilevare il bisogno necessario che ha la città di recuperare la sua bellezza naturale ed artistica. Ed ecco perché è importante partire dalla cultura, che vuol dire identità, vuol dire recupero sia dell'ambiente, del paesaggio, in base al codice dei beni culturali, di tutte le manifestazioni che sono il prodotto degli artisti e degli uomini. E proprio il nostro programma si basa su due direttrici: la valorizzazione delle risorse naturali e la cultura. Ma fare cultura vuol dire determinare un ritorno economico enorme. Turismo e cultura sono le alternative alla grande industria, alla fabbrica assassina dell'ex Ilva. Potremmo vivere di cultura come fanno tantissime altre città italiane ed estere che non hanno il siderurgico. Beh, in effetti in questo periodo sto frequentando per la scuola di specializzazione in archeologia classica la città di Padova, e vi garantisco che è una città che cresce e si sviluppa sempre più sulla cultura, non solo storica, ma sulla presenza dell'università e di tanti giovani che purtroppo da qui se ne devono andare. Quindi la mancanza di una direttrice culturale per quanto riguarda la nostra città di Taranto è una ferita enorme. Ecco, io penso alle immense risorse di cui dispone Taranto, risorse culturali, e parlando proprio di cultura ferita, questa immagine dell'Atena ferita ci richiama la triste vicenda degli ipogei chiusi. Senz'altro un aspetto fondamentale della cultura come sviluppo, intesa come sviluppo non solo economico, come accennava prima il candidato sindaco Luigi Abbate, ma sociale, perché anche lo sviluppo socio-culturale dà poi l'indotto economico. Ebbene, la mancanza di una circuitazione costante, di un'apertura costante del patrimonio archeologico crea ancora di più l'oblio, ed è l'oblio della memoria una delle cause fondamentali della negazione, diciamo, della nostra città, che ha perso la sua identità perché ha perso la sua memoria storica.